Le problematiche, le criticità del pronto soccorso di Pescara, che tra breve sarà diretto dalla neo primaria Tiziana Ferrara. Stamane il punto della situazione in una conferenza stampa organizzata dal gruppo Lega Pescara. Sovraffollamento, riduzione dei tempi di attesa, comunicazione, pronto soccorso famiglie, in generale gestione accessi, presa in carico dei pazienti e dimissioni. Assessore Verì, il tema è caldissimo, no? Non c'è alcun dubbio. Come si fa almeno a limitare le disfunzioni del pronto soccorso? La Regione ha già dettato delle linee guida per smaltire il sovraffollamento in tutti i pronti soccorsi. Sono stati risolti dei problemi fondamentali che vanno su tre linee fondamentali. Uno di questi è la riorganizzazione degli accessi, la gestione delle cure e soprattutto le dimissioni. Hanno subito attuato e rafforzato la fast track, ossia quei pazienti in codice verde e giallo vanno direttamente nei reparti e quindi non rendono, diciamo, affollato sempre di più il pronto soccorso, e quindi si sta andando verso una riorganizzazione. Importante novità: dal 1° settembre infatti sarà operativo il 118 unico Pescara Chieti. Il direttore generale della ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi. Vuol dire che il nuovo 118, con un coordinatore che vedrà Pescara e Chieti come centrale unica, potrà gestire il traffico delle ambulanze, quindi le ambulanze andranno dove c'è meno lista d'attesa. Altro tema, comunicazione, pronto soccorso famiglie. Stiamo proprio valutando insieme alle direzioni strategiche quell'opportunità di poter comunicare poi ai familiari il problema e come sarà gestito il paziente, perché questa è una grossa lamentela, per cui specialmente rafforzata dal problema Covid, e quindi dobbiamo risolvere anche questo problema della comunicazione. Fa bisogno il pronto soccorso 24 medici operativi, 23. Sì, in effetti è vero, però non dobbiamo dimenticare che c'è un certo iperafflusso e che quindi i medici, pur se sono nel rispetto della pianta organica, l'obiettivo nostro è di implementare la pianta organica, così come abbiamo fatto per gli infermieri e per gli OSS.